In parte ci sentiamo colpevoli, io e Antonella, io e Antonella, la dottoressa Trocino, ci sentiamo un po' colpevoli di questa disattenzione dell'opinione pubblica. Però oggi è una giornata un po' particolare, il traffico, quello che vogliamo dire di Roma, c'è una votazione a Parigi, mi pare, per rappresentare l'Expo, quindi insomma ci sono tante... Però abbiamo Gotor che è venuto a salutarci. Noi qui siamo qui per ricordare due ferite che ha avuto Roma, la ferita di aver perso due ospedali, l'ospedale San Giacomo, dove io ho lavorato per 20 anni, e l'ospedale Forlanini, dove qui c'è Massimo Martelli che ha rappresentato l'eccellenza nell'ambito sanitario. E quindi dobbiamo tenere viva l'attenzione su questo tema. Questo è un tema che la cittadinanza attiva deve rappresentare continuamente, perché non possiamo ricordarci che la sanità va male soltanto quando andiamo nei pronto soccorsi e dobbiamo aspettare ore sulle barelle, e non dobbiamo ricordarci solo in quel momento che la città ha bisogno di salute buona. E quindi oggi volevamo ricordare e tenere viva l'attenzione su quello che è un po' una strategia della rappresentanza politica, che è quella dell'oblio, cioè cerchiamo di far dimenticare queste ferite che sono state date alla nostra città. Facciamo cadere l'oblio sulla chiusura dell'ospedale San Giacomo, facciamo in modo tale, e del Forlanini, in modo tale che poi, diciamo così, nel silenzio, nella stanchezza della cittadinanza, si fanno le scelte più irrazionali e più, diciamo, ingiuste. Quindi era questo il motivo per cui oggi avevamo organizzato questa iniziativa, che viene a 2 anni da quella che avevamo fatto nel 2021, e volevamo proprio anche informare quelle che sono le vertenze giudiziarie che ha vinto Oliva, la nostra amica che è erede del Cardinale Salviati. E quindi a questo punto, per quanto riguarda l'ospedale San Giacomo, noi siamo in un momento in cui c'è una decisione da prendere. Avevamo invitato i rappresentanti della Regione, che in questo momento sono quelli che hanno, come dire, il potere di dire qualcosa ai cittadini, purtroppo non ci sono, e questa, diciamo, non è una buona notizia, anzi è una notizia, nel senso che non sono presenti per dirci quello che succede e quello che succederà nei prossimi giorni. C'è stata a ottobre una dichiarazione del presidente della Regione Rocca, che è anche titolare della responsabilità della sanità, che a ottobre ha detto che l'ospedale sarebbe riaperto, non so come, con i fondi del PNRR, e avrebbero aperto l'ospedale entro quattro anni, quindi non so quale tipo di ospedale, non so quale tipo di tempistica. Questo era utile conoscere da questa iniziativa. E quindi, ecco, la notizia è quella che non c'è interesse dai regolatori politico sull'argomento. Ma questa non è una cosa che ci farà allontanare dal tema dell'attenzione alla sanità pubblica. Qui c'è un argomento importantissimo, perché ci sono tre strade dentro il nuovo governo, no? Si vuole fare la riforma della giustizia, si vuole fare la riforma della Costituzione, si vuole rifare la riforma dell'autonomia differenziata, cose gravissime per quanto riguarda l'autonomia differenziata. Noi non possiamo permettere che la sanità venga balcanizzata, no? Cioè, e i fondi economici delle tasse poi vengono utilizzati a seconda degli intenti politici di varie regioni. Questa è una cosa, secondo me, che ci dobbiamo stare vicino a questo argomento. Quindi questa era un'occasione anche per parlare di questo. Io non voglio, diciamo così, dire altro, volevo soltanto ringraziare Gotor, che è venuto qui da noi per parlare. Ho appena accennato, quando eravamo vicino, che non è solo l'ospedale, la sanità che può occupare giustamente la Regione, ma è anche, per quanto riguarda il San Giacomo, un luogo storico, un luogo dell'anima della città, un luogo dove c'è tanta storia, c'è tanta cultura. E io, quando passo lì e vedere questo palazzo abbandonato all'incuria, che crollano i cornicioni, cioè per me è una cosa
che mi dà una sensazione di angoscia e vedo che la città non ha cura, la città, in questo caso il comune, non ha cura dei suoi beni, della sua storia. Vogliamo chiudere l'ospedale? Va bene, ma lasciamolo aperto a quello che è la fruibilità di un luogo d'arte. L'ospedale deve riaprire, come dice. No, sono due sentenze. Era una provocazione. Era una provocazione. Basta con le provocazioni. Contralegge. No, basta. Era una provocazione per far. No, ma era per darti la parola. Ecco.